Hanno invocato il martire cristiano Vito, quale loro santo protettore, per essere liberati dalla fame, dalla peste, dalla guerra e da tutte le infermità, proprio come si canta nell'inno popolare. La barca del comune di Forio per il palio di Sant'Anna 2011 presenta stasera l'inatteso arrivo dello zolfo a Forio, proprio dalla Sicilia, terra natia di San Vito, ad opera dei fratelli San Filippo, che verso la metà del XIX secolo risolse il gravissimo problema della crittogama della vite, risollevando l'ormai distrutta economia vinicola. Questo evento, al di là della realtà storica, stimolò non poco la pietà popolare, incrementando lo sviluppo di narrazioni che rinsaldarono ancora di più i vincoli di fede verso il santo patrono. La sceneggiatura, operata da Gaetano Maschio, rilegge questo avvenimento in chiave sentimentale, proprio come veniva raccontato dalle nonne ai nipotini intorno al focolare domestico. Del XIX secolo, l'allegria delle campagne fu turbata dalla peste delle vigne, che distrusse i vigneti di tutta Italia. Anche sulla nostra isola, i vitigni, sotto la pestifera influenza, rinsecchivano. Mute le canzoni autunnali, distrutta la vendemmia, si andava racimolando pochi e magri rascoli, dai quali non usciva tanto mosto quante erano le lacrime dei contadini. A Forio la popolazione disperata volgeva lo sguardo verso il santo patrono Vito, che già in altre occasioni aveva dimostrato la sua paterna protezione. Le donne, imploranti, recavano in chiesa gli oggetti più cari. I contadini anziani traevano dalle cantine le ultime stille di vino, perché nettare prezioso fosse usato per le sante messe. I più disperati andavano distruggendo i simboli della loro attività, resi ormai inutili dal persistente morbo. Il cordoglio dei compaesani e specialmente dei pescatori riusciva a risollevarli. No, è grazie.
terra scura scura, non posso arrebusare. Sta terra nostra verde, nair si è fatti già, e vita, c'è un sangue di orecchia sta città. Vito, speranza nostra, tu non ci abbandona. Qua è nato la celeste, vieni ci ad aiutare. Si vede che te nostra c'è avuta castiga. Oia, questa preghiera, vieni ci a sollevare. E figlio tuo, ciucchera, vieni da te priare. E grazie tuoi più rara, tu non ci può far mancare. E quando stuva l'auscia, ma tu ritornerà con tutto il cuore e a vauscia furia te laudarrà. Il grido di dolore che saliva dalle campagne non poteva rimanere inascoltato. All'alba di un giorno destinato a entrare nella storia di Forio e dell'isola tutta, al largo di Punta Imperatore comparve la sagoma di un'imbarcazione. A bordo i fratelli San Filippo, provenienti dalla Sicilia, carichi di un prezioso medicamento per la vite. Consentiva però l'acquisto dello zolfo. Allora il capitano spiegò che erano stati indirizzati verso i lidi campani da un giovane siciliano, che arrivati all'altezza di Forio la barca si era misteriosamente bloccata e non era stato possibile andare avanti. Spiegò infine ne aveva già pagato il tutto con un preziosissimo anello d'oro. A questo punto fece di lui una descrizione fisica. Il giovane rassomigliava molto alla statua di San Vito. Il capitano fu condotto in chiesa e confermò che la statua raffigurava esattamente il nobile siciliano che lui aveva incontrato. Con somma commozione i contadini si accorsero che la statua non recava più l'anello d'oro al dito. Grande fu l'emozione, tutti rimasero colpiti. I coriani di ogni ceto, per ringraziare il santo della grande grazia ricevuta, recarono sulle loro spalle cumuli di pietre. Del tempio sollevarono la torre entro cui fu sospeso il pubblico orologio.
allo zolfo ben presto tornarono rigogliose. Festa di cuori. Ed il suo popolo, ancora una volta, da Ugaruso Umperatore, ad una sola voce lo proclamava Pater Patriae, il padre della patria.